sindaco, la manifestazione natalizia a Porto Empedocle oggi con una mega torta fatta dallo chef Giovanni Mangione. Si entra nel vivo delle manifestazioni empedocline di Natale? Sì, già dal giorno 10 avevamo iniziato questo periodo natalizio con l'inaugurazione della Casa del Borgo Natale alla Torre. Questa oggi è la prosecuzione di un lungo periodo di feste natalizie che si concluderà per l'Epifania. Ed oggi è un momento importante perché grazie allo chef Giovanni Mangione abbiamo voluto realizzare qui in piazza per la cittadinanza e per tutti coloro che vorranno venirci a trovare una cassata gigante per dimostrare che in questo periodo è necessario riscoprire quelle che sono le nostre tradizioni, i nostri dolci, e grazie a Giovanni che si è prestato anche a questa sfida, perché non era semplice costruire e mettere su un'opera di questo tipo, però come avete avuto modo di vedere è un'opera d'arte che adesso i nostri concittadini avranno modo di gustare in modo tale da non solo riempirsi gli occhi ma anche la pancia. Quindi questa sera, e questo è un momento importante, Giovanni ha dimostrato ancora una volta di essere un grande chef. Le condizioni atmosferiche ci sono state clementi almeno fino a quest'ora. Dico, andiamo avanti in questo modo e speriamo che questo Natale sia felice per tutti e che l'anno nuovo porti buone cose a questa città. Sindaco, un cenno anche alle manifestazioni che finiranno per l'Epifania? Sì, c'è tutto un calendario che è partito, abbiamo detto, giorno 10 e che coinvolge l'intera città con tutta una serie di manifestazioni. La prossima sarà lunedì prossimo in Piazza Kennedy, ci sarà la manifestazione del Bosco Incantato, una bella manifestazione importante che coinvolgerà le scuole di questa città distribuite su due turni, perché lo spettacolo è importante, è bello, fatto veramente in modo molto coinvolgente, e quindi saranno coinvolte le scuole di questa città. Le manifestazioni si protrarranno fino al 6 di gennaio con la chiusura del concerto del 6 gennaio nella Chiesa Madre, messo in piedi dalla nostra banda musicale del maestro Rivuccio. Giovanni, la volta di Porto Empedocle, una mega torta qui, diciamo, per allietare le feste in occasione del Santo Natale. Parlaci un po' di questa realizzazione, quello che ci è voluto, i vari chef che siete stati impegnati. Sì, intanto in primis ringrazio il sindaco per aver creduto in questo progetto, anche l'assessore Gallo per avermi coinvolto. Noi è già da mesi che ci lavoriamo su questo progetto della torta. Finalmente siamo riusciti, abbiamo fatto una bellissima torta, circa 300 kg, fatta con ricotta fresca di Santo Stefano, con il pistacchio anche puro siciliano di sopra. Ovviamente il tema è il Natale in cui abbiamo anche coinvolti un bel po' di colleghi. Purtroppo per il meteo, magari che c'era un po' di freddo, qualcuno non è potuto venire, anche perché oggi è sabato, però alla fine siamo riusciti a poter realizzare questa bellissima torta. Una torta che sicuramente se ne parlerà, perché è una torta, ripeto, un pochettino particolare, perché abbiamo realizzato anche una torta monumentale fatta con il pastigliaggio, con lo zucchero soffiato, comunque dei lavori, diciamo che nell'ambito della pasticceria un po' particolari, che pochi sanno fare, però alla fine siamo riusciti e ora aspettiamo la gente che viene a degustare. Quante ricotta, quante uova avete consumato? Allora, uova, circa più di 1000 uova, abbiamo fatto più di 150 kg di ricotta, e poi abbiamo messo anche circa un 20 kg di frutta candita, e tante decorazioni con zucchero roccia e zucchero caramellato, e comunque diciamo che la torta secondo me è anche più di 300 kg. Don Mario, anche lei ha voluto essere presente qui a Porto Empedocle per questa mega torta? Sì, Giovanni è sempre la persona veramente in gamba che coinvolge tutti gli amici, e io non potevo mancare, e se, per Giovanni, per quello che fa, perché veramente si sacrifica e poi lo fa con amore e con piacere. La sua professione glielo permette di essere così. Devo dire che Giovanni praticamente non fa altro che dare lustro sia alla provincia di Agrigento e sia alla Sicilia e in tutto il mondo, perché noi quando Giovanni fa qualcosa ci adoperiamo, e con Giovanni abbiamo fatto 6 record del mondo, dei Guinness dei primati. Giovanni è stato sempre presente, è un ragazzo che è cresciuto sotto le nostre ali e ha dato grande capacità e ancora tanti margini di miglioramento, e questo noi dobbiamo cercare per la nostra Sicilia, ragazzi che hanno entusiasmo e amore per questo lavoro, per poter dare certezza e sicurezza alla nostra professione, al nostro bene della nostra Sicilia, quindi alla materia prima importante che abbiamo, e farla conoscere al mondo sia come artigianalità che come gusto vero e proprio. È un esempio per tutti.
ci tenevo veramente. Giovanni lo fa per tutti. Lei vediamo che c'ha un riconoscimento particolare. Sì, questo è il collegio Cocorum, non solo, ma il riconoscimento importante, questo lo è come diciamo associazione cuochi. Lui l'associazione cuochi, lui praticamente è senatore. Poi io sono un ufficiale della Repubblica, sopra il cavalierato, grazie al mio lavoro. Io sono conosciuto grazie al mio lavoro. Un lavoro importante anche per i giovani, ecco, che consiglio dare lei ai giovani che vogliono intraprendere questo mestiere di pasticcere? Professione, scusa. Certo, questa professione, perché gli permette di avere sempre un lavoro sicuro, perché si trova sempre lavoro. Se non si va d'accordo in un posto ne troverà un altro migliore. Se c'è la passione, fare da mangiare per le persone, quindi il pasticcere che naturalmente viene dopo il pranzo, è una cosa che serve a tutti, tutti i giorni, tutti ne abbiamo di bisogno, e quindi è una cosa che non si può dimenticare, e che è sempre futuro è un assicurato, ricordo. Ecco, in ogni discorso c'è dove andiamo a mangiare, dove ci andiamo a prendere un dolce, quindi è sulla bocca di tutti e tutti i giorni.